Le alici in tortiera, una ricetta estremamente facile da preparare, ma da un gusto e un sapore eccezionale. Seguitemi nel video, mi raccomando, perché oggi andremo a realizzarla insieme. Iniziamo dalla pulizia delle acciughe, semplicemente sotto acqua corrente, partendo dalla testa andiamo ad eliminare l'interiore risciacquando per bene, dopodiché prendete la lisca interna e tirando verso la coda verrà via molto facilmente. Ripetete questa operazione per tutte quante le alici, il risultato finale che dovete ottenere sono dei filetti senza lisca interna e senza impurità. Mettiamo i filetti appena ottenuti in una ciotola e ci andiamo a grattugiare un pochino di scorza di limone. Mi raccomando, come dico sempre, cercate di recuperare soltanto la parte gialla, che è la parte aromatica, evitando di prendere la parte bianca del limone, che è quella più amara. Recuperiamo lo spicchio d'aglio e lo andiamo a mondare e lo tagliamo a pezzettini abbastanza sottili e lo aggiungiamo alle alici. Adesso ci dedichiamo ai pomodorini, recuperiamo 4-5 pomodorini datterino oppure ciliegino in base a quelli che avete in casa e li mettete all'interno della teglia sempre tagliati a pezzettini piccolini. Inserire una generosa spolverata di origano, una macinata di pepe e una leggerissima macinata di sale, senza esagerare perché le alici già hanno la loro sapidità. Ora è il momento del pan grattato, diamo una veloce spolverata su tutta la superficie e condiamo con un filo di olio extravergine d'oliva. Con due cucchiai andiamo ad amalgamare bene tutti quanti gli ingredienti all'interno della ciotola in modo che gli aromi e i sapori si vadano a distribuire. A questo punto non ci resta che inserire ancora un'ultima spolverata di pan grattato e un filo di olio extravergine d'oliva. Infornare, forno statico, 200 gradi per circa 10 minuti, giusto il tempo che il pan grattato diventa croccante. E dopo circa 10 minuti ecco qui il risultato che abbiamo ottenuto. Il profumo che sale su è davvero eccezionale. La superficie è diventata dorata e croccante, mentre le alici sono cotte al punto giusto. Questo è un piatto estremamente semplice, ma nello stesso tempo gustoso, aromatico, profumato. Ci sta benissimo sia nelle giornate estive che in quelle invernali. Potete mangiarle così calde oppure aspettare qualche minuto fino a quando non si intiepidiscono e poi consumarle. Questa è la mia versione di alici in tortiera. Come sempre vi ricordo, iscrivetevi al canale e con voi ci vediamo settimana prossima con la prossima ricetta. Ciao a tutti!